L'assessore Castelli, Urbino Link, un nuovo modo intermodale di spostarsi coniugando la comodità del ferro con la gomma. Sì, assolutamente, soprattutto un servizio che esalta questa città universale che abbiamo il privilegio di avere nel territorio marchigiano. Urbino meritava un collegamento che potesse coniugare la strada ferrata a quello che è una possibilità di accesso a questa che è una realtà importante, ovviamente dal punto di vista soprattutto turistico e studentesco. Quindi nasce Urbino Link con un accordo con Adriabus. Abbiamo reso possibile che ciascuno dei passeggeri che utilizza uno dei 93 treni che fanno scalo a Pesaro possa ogni mezz'ora avere la certezza di un collegamento per Urbino, ovviamente il tutto utilizzando l'unico biglietto, perché dovevamo lavorare sulla comodità, quindi credo che ci sia veramente più di un significato dietro questa iniziativa. Oltre Urbino, questo modello di mobilità può essere esportato anche in altri contesti, in altre realtà importanti delle Marche? Sì, assolutamente, perché quelle città che non hanno appunto la possibilità di un collegamento diretto possono sfruttare i link ce ne sono già per il Conero, per quanto riguarda l'Università Politecnica delle Marche, anche a Fermo c'è un link, e vorremmo lavorare generalmente su questo servizio che ha anche lo scopo di aumentare la appetibilità del trasporto ferroviario. Noi dobbiamo ancora lavorare molto perché la strada ferrata possa essere un'opzione principale, privilegiata per le scelte dei nostri utenti, cosa molto importante perché sappiamo che spesso le nostre autostrade non sono estremamente fluide, allora anche per la parte sud delle Marche sarà decisivo e strategico che l'accesso al mezzo ferroviario possa essere favorito per avvicinare quegli obiettivi che sono poi tipici della transizione ecologica, che devono favorire comunque il trasporto pubblico, anche come contributo al miglioramento dell'ecosistema e della qualità ambientale della nostra regione. I numeri parlano chiaro, Urbino Link è più che una realtà, è un servizio utilizzato molto dagli utenti. Beh sì, sicuramente possiamo dire che è un servizio usato, ma i numeri ci danno, come dire, grande fiducia, perché registrare questi numeri in un periodo pandemico significa che è un servizio sicuramente centrato verso la necessità dell'utenza. Quindi sì, abbiamo iniziato in un periodo difficile, ma già in queste poche settimane, insomma, che ci vede uscire dalla zona rossa, ci fa ben sperare nell'utilizzo dell'Urbino Link, che ovviamente non è pensato unicamente per gli studenti della città universitaria, ma è pensato per il pendolare, per lo studente, ma anche per una mobilità leisure proprio dedicata a questa città ducale che offre molto. L'obiettivo ovviamente è quello di lasciare le auto a casa e utilizzare i mezzi. Con questo sistema, con questa integrazione tra Trenitalia e Adriabus, consente di avere un unico titolo di viaggio integrato, quindi acquistare già la destinazione di Urbino, e questo abbiamo visto che è molto gradito come sistema dall'utenza. L'Urbino Link, diciamo, è una realtà confortata anche dai numeri, è un servizio molto utilizzato, realizzato in collaborazione con Trenitalia e con la Regione Marche. Assolutamente sì, è uno dei tanti tasselli che nel tempo abbiamo realizzato nel nostro progetto di sviluppo del collegamento, dell'integrazione tra sistemi modali, ferro, gomma, e secondo me ne dovremmo aggiungere anche altri, perché oggi la mobilità è molto complessa, però con l'integrazione di vari sistemi di mobilità il cittadino può scegliere quella che proprio fatta su misura come vestito, dice: guarda, io utilizzo la bici per andare da questo posto a questo posto, poi la metto sull'autobus, la metto sul treno. Questo significa veramente rendere facile l'utilizzo del mezzo pubblico. In più la semplicità sta nel fatto che con un semplice biglietto, quindi con una sola operazione per l'acquisto del titolo di viaggio, non ha più pensieri per dover dire dove vado a prendere il biglietto per l'autobus, dove vado per il treno. Formalmente oggi Urbino è come se avesse una stazione di arrivo o di partenza direttamente dai sistemi Trenitalia. Per noi riteniamo che questa sia una cosa molto molto importante.